non facciamo più caso a queste, a queste cose, la luna, le maree, al mare si va lo stesso. E si è arrivati a un punto che si lavora e basta. Lui è Emanuele, il comandante di Zeus, un peschereccio di 16 metri. E loro sono Tony e Gabriele, i due marinai. Passano la loro vita in mare. Si imbarcano ogni mattino alle 2 e rientrano dopo 18-22 ore, perché il mare non fa sconti e pescare è diventato sempre più difficile. Respirano tra fatica e sacrificio la libertà e la sconfinatezza del grande blu, intrappolati in una libertà che hanno scelto solo a metà, che non li gratifica, non li tutela e non protegge il patrimonio delle loro esperienze, che rischiano, ormai, di non essere più tramandate. Questa è una storia di uomini semplici, umili e veri come il mare. Giovani non fanno più sto lavoro. Adesso il giovane è abituato ad andarsi a divertire. A mezzanotte, diciamo, sto uscendo di casa per andare alle discoteche, al bar. E noi invece a mezzanotte dobbiamo uscire per andare al mare. L'inverno è duro. Comincia a prendere vento, mare, da tutte le parti. Poi le mogli sai che ci dicono? Che o quest'estate, con la barca o con noi. Però, come si dice, il pane sta nelle spine. La paranza deve essere una famiglia. Cioè, tu durante dormo, la... mangio. Mentre dormi, mangi. Quindi Nutella vicino al comodino. Ogni notte. Ogni notte. E mi alzo dal letto, mi siedo, prendo la cucchiaia, mi faccio due o tre, poi la lascio là pulita e dormo. Aspetta che io e la mia famiglia siamo ereditari di... diabete. Bravo, ma come cazzo. Andiamo bene, la metto un pugno. Prima con bene il medico dottore, poi mangiare cioccolato. Tanto che invece la ninja, l'ha più stufato ormai. Mangia da te che non l'ha mangiata mai. Pericolo che ci possa pure tagliare la testa questo. Sono morte delle persone, eh? Il cappello si rompe, il corpo secco. Il pericolo del mare di questo lavoro sta tutto al calare. Devi stare con la testa. Questa è anche la tua cuccetta, Sì, questa è diciamo, la mia cuccetta. E poi in pratica non è che dormi svegli. Sta uscendo il sole. Ogni giorno la sensazione devi puntare una meta dove pensi che ci possano essere più pesci, più gamberi. Sì. Ma salutarmi! Dai, che bello! Loro si divertono. Quando si sa con che tucci si lavora. Allora devo lavorare pure io. Pure tu devi lavorare. All'acqua! Merluzzo, calamaro. Dai, io sono troppo felice. Plastica. Che belli che sono. Originali. Sì, sì. Ancora. Questo c'ha le uova? Sì. Madonna! Mamma mia, meglio del caviale! Queste sono le proteine più nobili che ci siano. È bello il pesce San Pietro, è piccolino però. Sai perché lo chiamano San Pietro? No. Dicono che queste stampe, il dito quando ha messo San Pietro. Ah sì? E gli ha lasciato le cose. Bella. Quindi si cala di nuovo subito, Gabriele? Sì, subito. Cosa si prende con questi? I caponi, noi li chiamiamo caponi. I caponi, sì, le lampughe. No, vedi là, tu le mani, ma lì. Con lì. Guarda, guarda che colori, guarda, guarda.
aspettano, 2 anni siamo stati per prendere. Ah sì? I marinai non sono stipendiati fissi. No, quello che si prende durante il mese si tolgono le spese e poi si divide fra la barca e i marinai. Invece il fermo biologico quanto dura? Noi dura un mese. Ed è giusto secondo te stare un mese per? Un mese no. Per salvaguardare il mare si dovrebbe fare secondo me come fanno su in altre zone europee come la Francia. 6 mesi e 6 mesi. Però quei 6 mesi dovrebbero essere pagati dallo Stato. E invece qua solo un mese di fermo biologico e non siete stipendiati quel sì, mese. Sì, ci danno 600-700 euro per il mese che ci danno stanno per il fermo. E ce lo danno pure dopo un anno e mezzo. Pratica noi ancora dobbiamo prendere i soldi dell'anno scorso. Molti dicono che la pesca a strascico è quella che fa più danno in mare, è quella che rovina il mare. Lo strascico viene definito la distruzione perché si pensa a questa rete che strascica nel fondo e raccoglie tutto. Come quando tu ari la terra. Sì, sì, sì. Se non vai a arare per 7, 8, 10 giorni, il gambero non lo prendi mai. È capitato che siamo andati lunedì, non abbiamo preso. Siamo andati martedì e abbiamo preso 3 casse. Siamo andati mercoledì, ne abbiamo presi 5 casse. Ah, si smuove la sabbia, più si crea nutrimento per i gamberi. Sì, adesso siamo rimasti a Gallipoli 40 pescherecci. 40 pescherecci non è che puoi rovinare, dicono distruggi, che puoi distruggere mai. Ci sono anche altri tipi di pesca che hanno danneggiato molto il mare, come le reti giapponesi. La rete giapponese è un sistema di pesca a basso costo e accessibile da tutti. È una rete lunga anche diversi chilometri che viene adagiata sul fondo del mare. Dovrebbe restarci per poche ore e poi essere recuperata con il pescato, ma molto spesso succede che resta imbrigliata sulla roccia e viene così perduta e abbandonata dai pescatori, continuando così a catturare pesci per sempre, rendendo al mare carcasse e filamenti di reti che non gli appartengono. Forse non si è capito che il pescatore non è quello che fa danno, sono i dilettanti, ce ne sono migliaia di barche. Scendono 10, 9, 12, 15 kg di pesci che poteva vendere un pescatore e non solo, prendendo poi tutti questi pesci lo vende sotto prezzo e danneggia doppiamente il pescatore che si vede abbassare il prezzo del pesce che va a prendere lui perché il dilettante lo può vendere sotto prezzo che non c'ha spese. Ma voi non vi pungete le mani? Sì. È normale, no? Ah, tutto mi fa male, dove mi tocco mi fa male. Come la vita a bordo di un peschereccio? È un po' faticoso, ma roba di abitudine, vero? Ma ci siamo abituati. Ti pizzicano le mani? Sì, lavale un po', lavale un po'. Oh, oh. Bagnoni è faticoso, sai? Sto cambiando il tuo assaggio, questa è esca. Non mi provo l'assaggio, vedi che è dolce. Questo? Calamari, merluzzi in arrivo. Sì. Ce l'abbiamo già, no? Questo glielo metti dentro al sugo. Sì, sì. Andiamo, andiamo, andiamo. Tony, che stai buttando? Adesso devo buttare polli, pezzi e totani. Pescati da noi, presi da Francesco. Francesco. Mentre me li mangiavo li selezionavo. Io sono un po' disordinato, guarda che casino ho fatto. Gli stivali non vanno mai messi. Non vanno mai messi qua, no? Nella saletta. Sì. Mannaggia la miseria. È come la cucina di casa la saletta. È poi. Vero, la saletta è sacra, l'ho sconsacrata io. Ho buttato le scarpe sotto la blu del marinaio. Perché non c'hanno garbo? Perché gliele hai buttate? Perché non si mettono le scarpe in saletta? Dai. Comandante, prima da rimproverato, Perché? Le scarpe. Le scarpe. L'odore del sugo. Sta attaccato dai questi. Mamma mia, che profumo. Spettacolare. Mai mangiata una pasta così buona, sai? Mai. Guarda, non c'è niente più dentro, perché però sono tutto succiato. Mi insegni pure a me. Togli prima quello là, sì, che questo. Succia. Succia che c'è il sugo, il sapore più bello di questo esempio. Apri e non c'è più niente. Non c'è più niente perché te l'hai succiato già. Gente che non sa mangiare, no? Per esempio, dei turisti che vengono
ma io ho mangiato scampi, ho mangiato gamberoni. Sì, ma come l'hai mangiato? Grazie amico mio. Ti manca la famiglia, Gabriele? Eh sì, eh! La famiglia, la famiglia! Tu ma che fai, ma che vai a casa, Antò? Io voglio vado a casa, la prima cosa mi faccio una bella doccia, mi rilasso. Poi mi metto a tavola e sto un po' con i miei figli. Sto una mezz'oretta, un'oretta e poi me ne vado a caricare. Quanti figli hai? 5 figli. Quando mangiano sono contenti, se non mangiano non sono contenti. Quindi penso che sono contenti. Perché mi date tutto sta cassetta? Ma è tanto! Tanto noi ce l'abbiamo, no, io e Gabriele quello ci abbiamo. Ah, quindi all'asta se lo comprano, non c'è un prezzo fisso. No, come se vanno, ti dicono a 6, a 5. Pescheria lo vende a 15. Quanto vuole? 14, 16, 18, quanto vuole? Quanto vuole? Gli fanno il 100% di ricarica. Quello che vogliono fanno, quello che vogliono guadagnano. Vi sentite pure un po' sfruttati. Hai visto quanti pesci abbiamo preso noi? Sì, sì. Non ti pensare che abbiamo preso un granché. Abbiamo preso massimo 500-600 euro di pesci. Tolte le spese. Abbiamo preso oggi 80 euro in giornata. 15 ore di mare, 80 euro. E domani alle 3 si ricomincia. Ricomincia di nuovo. Dormi 3 ore stanotte. Eh sì. Emanuele, Tony e Gabriele sono uomini straordinari che vivono per il loro lavoro e lo fanno con cura, dedizione e con poche parole, come tutti i pescatori onesti. E il loro pescato finisce ogni giorno sui banconi delle pescherie e sui tavoli dei migliori ristoranti, a prezzi da capogiro. Eppure guadagnano pochi euro al mese e il frutto prezioso del loro lavoro e delle loro esperienze inestimabili di una tradizione sacra viene perduto. Ma stiamo parlando di uomini di mare, forti, coraggiosi e temprati ad ogni tempesta. Gente che ha scelto il mare come fonte di vera ricchezza e libertà. Perché questa è una storia di uomini semplici, umili e veri come il mare.